L'ASL di Teramo ha approvato e validato nell'ottobre scorso il progetto definitivo esecutivo per la ristrutturazione, il riuso funzionale con adeguamento sismico dell'immobile da destinare ad hospice dell'ex collegio femminile Ravasco. Si tratta di un edificio storico di proprietà dell'ASL, fortemente danneggiato dai terremoti del 2016, tanto da essere classificato inagibile. Il contributo ammesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ammonta complessivamente ad oltre 3.700.000 euro. Attualmente è in corso la predisposizione dei documenti principali per indire la gara di appalto. La durata dei lavori sarà di 24 mesi. Altri finanziamenti importanti riguardano la casa di riposo Campanini di Sant'Omero, il dispensario di Montorio, il dispensario di Isola del Gran Sasso, immobili ERP, come ad esempio quello dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di Via Getulio a Teramo. Un altro importante intervento riguarderà l'ex ospedaletto di Porta Romana. Lo stabile sarà messo a disposizione della curia che vi realizzerà la cittadella della Carità. L'immagine del Ravasco è l'immagine di una ricostruzione che anche per la parte ASL inizia un tragitto che, fra l'altro, lo ricordo, comprenderà ben 25 milioni di stanziamenti complessivi. Quindi io devo dire, senza vanità, con i piedi per terra, che però stiamo andando verso l'obiettivo che tutti i teramani hanno diritto di veder conseguito. Iniziamo subito con il Ravasco, già la prossima settimana inizieremo la gara d'appalto per circa 3 milioni e 700 mila euro, l'ufficio tecnico sta predisponendo tutta la documentazione, andremo a realizzare 10 posti letto per adibirlo ad hospice per i malati terminali.